Buonasera a tutti, questa sera sono qua per fare un video molto molto importante, in quanto vedete vi parlerò del seme non seme di Nello Formisano. Questa è la formula allevamento che vedete è un po' è più scura rispetto alla formula mantenimento. Qua vi faccio vedere, stiamo facendo un test, una prova, chiamatela come volete, praticamente su tutti i Gloster, tutti i Nordici, c'è alcune coppie di spagnoli. Stiamo somministrando, ecco, vi faccio vedere una gabbia, che seme non seme, ci sono uno, due e tre mangiatoie, questo per ogni coppia. Poi in una mangiatoia, vedete, abbiamo il mio bastoncino e stiamo somministrando un pochettino di bastonata ogni mattina. Quindi le coppie che abbiamo messo sono, vedete, circa 30 da questo lato, più siamo sulle 50 coppie, sono praticamente nutrite solo con il seme non seme, il mio bastoncino e una piccola razione di bastonata. Quindi l'obiettivo è quello di far allevare queste coppie solo con il seme non seme e il mio bastoncino e il piccolo contributo di una bastonata. Le altre coppie hanno invece, tutte le altre coppie, abbiamo circa 110 coppie, hanno tutti l'Unifeed allevamento, il mio bastoncino è una parte di bastonata. Non somministro durante la riproduzione la scagliola, ma somministro il germe zenitote, o il germix come semi, perché reputo questi un pochettino più sicuri. E inoltre vi comunico che non appena arriverà il mio pasto unico, che stanno producendo in Spagna, sta producendo la Ornizin, una piccola porzione, tra virgolette, già pronta, dovrebbe arrivare a giorni per vedere com'è. Nel momento in cui mi arriverà questo pasto unico, sostituirò completamente l'Unifit con questo pasto. È normale, è un pasto fatto con i miei prodotti, fatto per la mia azienda, quindi sfido chiunque, insomma, a non fare questo cambio. Quindi appena arriverà, sostituiremo la parte proprio di Unifit con il pasto unico Ornizin di Dodò. Lasceremo invece le 50 coppie che hanno il seme non seme disponibile, le lasceremo per tutto il periodo riproduttivo e faremo affrontare poi anche una parte di soggetti tutta la muta con il seme non seme, cosa che già è avvenuta nella stagione precedente con successo, perché stiamo alimentando questi canarini, una parte dei nostri canarini, già da luglio con il seme non seme. Grazie a tutti. Cosa molto importante, vedete nei beverini, io utilizzo i beverini a goccia, ma in questo caso vedete noi stiamo mettendo nei beverini un prodotto molto importante che vi consiglio e che trovate sul mio sito, vedete che è l'ImmunoVet Line, che è un prodotto naturale che aiuta la stimolazione del sistema immunitario in modo naturale e a base di estratti di erbe. Quindi vi consiglio vivamente, perché noi già è da 3 mesi, perché io lo utilizzo da 3 mesi prima della riproduzione, che lo utilizziamo, gli uccelli stanno tutti benissimo, le uova sono tutte, quasi tutte piene, quindi abbiamo già in un primo momento un buon riscontro. Grazie a tutti e a presto.